Biblioteca Giuseppe Bolino si chiamerà così l'antica sala secentesca che ospita il patrimonio librario del Consiglio regionale dell'Abruzzo circa 10.000 volumi che spaziano dall'abruzzesistica alla giurisprudenza sino alla storia dell'arte Bolino fu un uomo delle istituzioni un regionalista convinto e membro della deputazione di Storia Patria è stato una persona illuminata un uomo di grande cultura figlio, mi piace di ricordarlo di un eh, tipografo e aveva una sensibilità particolare per la storia del libro, veniva alla biblioteca provinciale che io ho diretto in visita a vedere i testi antichi, individuava le caratteristiche delle, dei caratteri usati delle tipografie del 4-500, insomma era una persona... Eh, ha aggiunto a questo un ruolo politico di primissimo piano. Nato a Sulmona il 13 gennaio 1926, rivestì diversi incarichi di prestigio regionale. Dal 70 al 75 è stato assessore alla sanità, mentre fu assessore al lavoro dal 75 al 78. Proprio nel 1978 venne eletto, primo sulmonese nella storia del regionalismo abruzzese, presidente del Consiglio regionale. Una giornata importante sia per la città di Sulmona che per i familiari di Bolino che erano presenti ed hanno ricordato commossi alcuni stralci delle lettere che il loro padre inviava nel 1943 dal carcere di Regina Celi ai familiari. Una grande soddisfazione mia, di tutta la famiglia, per questo splendido ricordo che eh, sicuramente sarà sede, punto di ritrovo di tanti giovani, eh, immerso peraltro in un ambiente che si adatta alla presenza dei eh, giovani e che quindi è la maniera migliore per ricordare la figura di mio padre, un uomo sì sicuramente politico, ma fondamentalmente di grande curiosità culturale.